Icarus, in collaborazione con... Stile liberista. In carriera ha ottenuto 15 titoli continentali e 5 medaglie tra mondiali e olimpiadi. Oggi è alle prese con una nuova sfida sportiva, chiamata AB Pride. Un progetto che lo porterà dal nuoto al triathlon. Ha solo 3 mesi per affrontare la preparazione che terminerà con il debutto in una gara ufficiale. Emiliano Brembilla il prossimo 24 novembre prenderà parte allo storico Laguna Phuket Triathlon in Thailandia. Ho pensato a Emiliano Brembilla perché è un uomo di fatica, uno dei più grandi nuotatori italiani della storia, e credo che Emiliano sia particolarmente propenso a questa disciplina perché è notoriamente un atleta di resistenza con caratteristiche particolari, e secondo me ci divertiremo a seguirlo in questa sfida. AB Pride è un progetto nato così per gioco, poi si è trasformato in qualcosa di più serio, e lì dentro cosa c'era rinchiuso? C'era rinchiuso la passione, la fatica e tanta voglia di mettersi alla prova. So che il triathlon si divide in 3 discipline. C'è la disciplina che ho amato per tanti anni, di cui ne ho fatto insomma una fonte naturale di vita, e perché mi hanno detto che è molto faticosa, e quindi appena si parla di fatica io accetto subito. È sicuramente qualcosa di nuovo per Emiliano, è un qualcosa, mi sembra di aver capito, che è un qualcosa in cui lui crede molto, e conoscendo poi appunto la serietà col quale si butta poi nelle imprese, credo che questo possa essere un'esperienza sicuramente positiva, ma che al tempo stesso gli potrà dare delle belle soddisfazioni, perché ce lo vedo bene, ecco. Vabbè, al di là della parte natatoria che ovviamente gioca in casa, ma anche nella bicicletta, forse un po' meno nella corsa. Ecco. La preparazione di Emiliano è affidata ad esperti tutor. Per il ciclismo sarà Luca Poltronieri, pronto ad accompagnarlo negli allenamenti su strada e a fornirgli tutte le nozioni sulla bici realizzata appositamente per il progetto AB Pride. Eccolo qua, questo è l'oggetto. È giusto che abbiamo dietro una bici da corsa, ti posso far subito notare le differenze. È una bici costruita apposta per il triathlon, come vedi anche dalla forma del telaio, le sezioni sono completamente diverse, sembra qualcosa che ha un motore dentro, è molto missile, in realtà l'uomo è seduto per poter stare in appendice, per cui comunque tutta l'azione atletica la porti stando in questa postura. L'oggetto è dedicato, di nuovo da non confondere con una bici da corsa, è costruita in un'altra maniera, è fatta per esprimere velocità massimali e anche, soprattutto, per farle rimanendo con la gamba sana, per poter correre a piedi, per cui è una bici da triathlon pensata e disegnata per fare le due prestazioni. Dopo aver ricevuto la bici, Emiliano è pronto per la prima uscita e per ricevere dai suoi tutor le dritte ciclistiche di base per affrontare al meglio i prossimi mesi di allenamento su 2 ruote. L'obiettivo è quello di farlo crescere pian piano, forse anche talvolta in maniera quasi banale, partendo dalla bici, cioè dalla posizione in bici, piuttosto che dagli esercizi base della corsa a piedi, per poi nel corso dei mesi portarlo a pedalare bene e a correre ancora meglio. Oltre alla bici, è necessario anche un primo avvicinamento alla corsa. È Barbara Perbellini l'incaricata di seguire Emiliano nell'allenamento podistico, e i primi esercizi sono rivolti ad ottenere un maggiore equilibrio e la giusta coordinazione.
che forse gli darà qualche problemino, penso che possa essere il fatto di dover ricominciare ad effettuare certi carichi, quindi non so come potrà reagire al sollecitamento del suo corpo. E la bici e la corsa per lui sono cose completamente nuove, soprattutto la corsa, che per noi ormai ex nuotatori è l'aspetto forse più complicato, perché non siamo molto coordinati nella corsa. Il percorso di Emiliano è seguito dallo staff del Dipartimento di Scienze Motorie dell'Università di Verona per monitorare i suoi progressi dal punto di vista medico. Un progetto di questo genere non può essere portato a termine senza avere un adeguato controllo dal punto di vista scientifico e di prestazione, e quindi, anche se certamente non siamo finalizzati alla migliore prestazione possibile, seguire l'evoluzione di Emiliano anche dal punto di vista scientifico è il nostro compito, il compito che svolgiamo attraverso una serie di test, di prove, di controlli che utilizzano tutto il meglio che la tecnologia attualmente può offrire. Durante i test viene posta particolare attenzione sulla crescita funzionale, osservando come il corpo di Emiliano si adatta alle nuove discipline, e sull'efficienza, misurando tramite il costo energetico come viene trasformata la capacità energetica in prestazioni sportive. I risultati dei test, come parametri iniziali, il parametro zero diciamo che è buono per le mie caratteristiche, un po' sotto la media per delle caratteristiche da triatleta. Diciamo che l'obiettivo è ad arrivare a nozioni buone anche per un triatleta, quindi c'è da lavorare molto, non solo sotto l'aspetto cardiovascolare, che forse è il mio punto di forza, ma sotto l'aspetto del gesto tecnico, sia per la bici che per la corsa. Il mio limite ancora lo devo scoprire, perché pensavo che fosse solo nel nuoto e adesso si è spostato da un'altra parte. Quando comincio qualcosa mi pongo sempre degli obiettivi. Naturalmente sono sempre obiettivi senza un limite immediato, ma con un limite un po' spostato più in là. Quindi diciamo che ancora non ho raggiunto quello del nuoto, però purtroppo ho dato l'addio perché il mio corpo mi chiedeva pietà, anche per l'età. E adesso mi sono posto un altro limite nel triathlon e vediamo un po' dove andrò a finire. Gettate le basi della preparazione, per Emiliano non resta che il duro allenamento, che Icarus seguirà fino all'appuntamento del Laguna Phuket Triathlon del prossimo 24 novembre.